folla che sta dimostrando tutto il dissenso da parte della democrazia, soprattutto di quella scelta che è stata fatta oggi, lei cosa reputa? Ma parlo una persona che non ha votato, il gruppo non ha votato, ma non è questo il modo con cui si manifesta la democrazia, perché allora contano in più quelli che sono qua o quelli che sono a casa. Ma le sembra normale? I prossimi 6 mesi di questa pessimi se si continua a buttare benzina sul fuoco. Io non ho votato Napolitano, ma Napolitano oggi è il mio presidente perché ha eletto il Parlamento liberamente eletto. Chi ha votato lei? E il fatto di farsi coercere da persone che si erano qua chiamate da un populista è la cosa più pericolosa che può succedere in democrazia. Ecco, ma non le sembra normale che, cioè, che PD e PDL facciano un accordo su Napolitano mai candidato e ridiventa presidente chi ha firmato il lodo Alfano e diverse leggi incostituzionali? L'ha eletto il Parlamento, il mio gruppo non l'ha eletto, ma il Parlamento italiano, che la Costituzione indica come strumento di esercizio della democrazia, l'ha eletto. Oggi è il mio presidente, anche se il mio gruppo non l'ha votato. E questa cosa è vergognosa. Non ma quello ma che lei è pentito di Berlusconi? E lei. Appoggiare questa cosa è vergognosa. E le parla uno che non ha votato. Ma lei è pentito di Berlusconi dopo molti anni? È pentito di Berlusconi? Ma cosa c'entra Berlusconi? Oggi abbiamo eletto presidente della Repubblica. Il mio, il suo e di quelle persone. Beh, ma lì c'è tanto disagio, signor Crosetto. E anche a casa c'è tanto disagio, anche in quelli appunto, che non sono lì dentro. Prima dove eravate? Però è la prima volta che arriva questo malcontento dalla piazza. Sembra non sia perché c'è il presidente che, della perché gente. C'è qualcuno che butta benzina qualcuno sul fuoco. Chi? Uno che invita qua milioni di persone per bloccare il Parlamento. Grillo, secondo me, andrebbe combattuto non politicamente. Ma anche non è il modo come va combattuto Grillo? Come va combattuto Grillo? Quando uno incita alla rivoluzione va preso come. Ma secondo lei Grillo se non l'avesse parlato la gente non sarebbe venuta? Ugualmente? No, fino a 3 settimane fa il 99% dei cittadini italiani non sapeva chi fossero votati. E alcuni del Movimento 5 Stelle che ho visto oggi con Pietro Lopito non me lo sapevo. Ma la gente vuole vuole il cambiamento, la gente, Crosetto. La gente vuole cambiare, ma il cambiamento non lo decide Grillo, lo decide la gente quando vota. No, infatti. Infatti il 25% qua dentro Grillo ce l'ha. Infatti senta, Napolitano qui non va bene. È un presidente che apre la Napolitano, bene, le parla uno che non l'ha eletto Napolitano. Oggi è il presidente di questo paese. Ha votato il lodo Alfano, ha firmato. Smettiamola di mettere in discussione quelli che attraverso meccanismi costituzionali e democratici assumono le cariche. Lo dice uno che non l'ha votato. Oggi è il presidente anche tuo. Ma riconosce che c'è un inciuccio, riconosce un inciuccio? All'inciuccio, al governo amato. Tutte le volte che si forma un voto su un presidente che sia del Consiglio della Camera c'è un accordo tra parti, no? Quando non c'è una maggioranza definita. Non sarebbe stato un inciuccio allora quello di mettersi d'accordo su un nome terzo con potesse rotta? Non era inciuccio perché lo propone Grillo? Ve l'ha imposto inciuccio l'Europa? Quando gruppi diversi si mettono d'accordo, se vale per PD e PDL valeva anche per Movimento 5 Stelle e PD. Allora non è che uno perché lo dice Grillo è meglio di un altro. Ma, sì, ma è un'anomalia. Ve l'ha imposto l'Europa Napolitano, non Grillo. Perché ve l'ha imposto, parla con uno che non l'ha votato. Cioè, chi ha votato lei? Chi ha votato? Un gruppo che non ha votato, un gruppo del Fratelli d'Italia non ha votato Napolitano, ha votato De Caprio, prima e poi. Onorevole, ci dice una cosa, però è una. Quindi non lo sto dicendo perché difendo il mio candidato, sto dicendo perché difendo la democrazia, che è un'altra cosa, sì, però difendere anche lei. Perché se usa la telecamera per dare informazioni dovrebbe spiegare che se non volete buttare sotto i piedi la Costituzione, queste cose. Però è un'anomalia. Però il candidato di Grillo viene dalla gente, si ripete e durerà soprattutto 7 anni. Lei legge un'anomalia, no? Da un punto di vista della prassi istituzionale. Napolitano aveva detto non mi ricandido, non accetto un nuovo settennato. Chi decide lei? Io? No, Napolitano decide aveva detto. Lui, decide Grillo, decide il Parlamento. No, il candidato è della gente di Grillo. Piace, non mi no, piace. No, io sto facendo una domanda. Non ci piace, non cambiamo la Costituzione, facciamola leggere al Presidente. Facciamo leggere. Ma c'è un'anomalia istituzionale o no? È la prima volta nella storia repubblicana che sono altri 7 anni. Il Presidente può essere solo una volta eletto. Però il candidato di Grillo riconosce. Il candidato di Grillo riconosce che viene dalla gente. Il candidato di Grillo viene dalla gente. Viene da quante 7.000 persone che l'hanno votato? La gente. Invece i politici nominati da 4 segretari, le sembra uguale? La gente. 48.000 non sono pochi. La gente. Meglio di niente. Sa che Fiorito aveva preso 26.000 preferenze. Ho capito. Più di quelli che. Più di quelli che. Fiorito lo conosciamo, era un suo alleato di partito. No, invece quello di Grillo no. Più di quelli. No, pare lei tra un po' se le prende veramente se inizia a essere così indisponente. Tanto per capirci, perché siccome lei è maleducato, le rispondo con la stessa maleducazione. Ma è sicuro se che. Vuole primo. Ma no. Parla di uno che ha preso 26.000 in un posto piccolo. Questo è 40.000 in un posto enorme. E beh, allora, ripeto, lo dice uno che non ha votato, ma voi non sputate addosso alla democrazia. Sì, ma qui Grillo non c'entra niente. Non c'entra niente. Dalle urlo. Ma lei si fida a passare di qua adesso? Si fida andare di qua? Io non è che sono un cittadino italiano, ho il diritto di camminare. Tanti auguri, Crosetto, tanti auguri. Ma no, cioè, ma dica, ma. No, scusate, ma sta giustamente.